Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Sono Irene Venturi per l'Ufficio Università. Oggi siamo qui per presentarvi una nuova edizione di un manuale che appunto giunge alla sua terza edizione, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, e quindi un volume diciamo già noto per il nostro catalogo. Lo facciamo assieme agli autori di questo volume che vado subito ad accogliere e a presentare. Vladimiro Zagrebeschi, Roberto Chenal e Laura Tomasi, che abbiamo il piacere di avere in collegamento. E benvenuti e grazie di essere con noi. Un Grazie. Grazie benvenuto anche a tutte le persone che sono in ascolto, che si sono collegate. E due parole veloci sulla struttura di questo incontro. Ci sarà una prima parte ampia dedicata all'illustrazione dei contenuti di questa nuova edizione, a cura dei nostri ospiti, dei nostri relatori, e una seconda parte dove potrete intervenire con domande o con curiosità che avete da condividere appunto con i nostri ospiti. Lo potete fare attraverso lo spazio che trovate nel vostro pannello di controllo dedicato alla chat, con quindi un intervento scritto, oppure se siete forniti di microfono potete alzare la mano e noi vi apriamo l'audio per fare il vostro intervento direttamente a voce. Seguirà una brevissima illustrazione dell'espansione digitale del testo che ormai, come la maggior parte dei volumi editi negli ultimi anni, ha la sua espansione appunto sulla piattaforma Pandora Campus. E poi, se appunto non ci sono altre curiosità, naturalmente ci congediamo. Non voglio rubare altro tempo, quindi passo subito la parola ai nostri autori. Se non sbaglio, cominciamo dal Vladimiro Zagrebeschi, dal dottor Vladimiro Zagrebeschi, e auguro a tutti un buon ascolto e una buona partecipazione. Prego. Grazie. Grazie a tutti, soprattutto ai presenti che partecipano a questo incontro. Grazie al Mulino di dare l'occasione di spiegare di cosa si tratta. Appunto, si diceva già, è la terza edizione dopo la prima che è del 2016, del Manuale dei diritti fondamentali in Europa. All'epoca, quando proposi al Mulino, e Mulino accettò di inserire nella collana dei suoi manuali questo di cui parliamo oggi, mi era parso molto importante, quasi una legittimazione della disciplina, cioè del riconoscere che la materia dei diritti fondamentali non è ciascun diritto, ciascuna libertà più o meno intrecciata con i diritti nazionali da studiare, ma è un sistema complessivo che ha la sua parte generale, e insisterei poi su questa nel nostro manuale, una parte sostanziale, i singoli diritti e le libertà, e la parte procedurale, anzi doppia parte procedurale, perché come sappiamo ha due aspetti il sistema, quello dell'Unione Europea e quello del Consiglio d'Europa, con il nocciolo duro, la parte fondamentale, che è quella del Consiglio d'Europa, quindi della Convenzione Europea dei diritti umani, perché, come sappiamo, secondo l'articolo 52, terzo comma della Carta dei diritti fondamentali, il contenuto dei diritti che sono comuni ai due strumenti della Convenzione e della Carta, il contenuto è dato dal contenuto che è proprio sviluppato dalla giurisprudenza della Corte europea, è dato dalla Convenzione europea. Un sistema tutto insieme che ha la caratteristica di essere trasversale nei diritti nazionali, a tutti i diritti, a tutte le libertà che volta per volta vengono in discorso, ma ha una sua autonomia storica, culturale, di principio e anche poi applicativo, perché appunto dicevo c'è la parte processuale. Il sistema nel suo complesso va tenuto in conto anche quando, come capita spesso, si esaminano problemi attinenti a un singolo diritto, a una singola libertà, perché in grandissima misura è di origine giurisprudenziale. Giurisprudenziale della Corte europea e giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ora, il comprendere il senso di questa giurisprudenza e quindi il senso della Convenzione
cioè il senso degli obblighi che gli Stati si sono assunti con l'articolo 1 della Convenzione europea, implica la consapevolezza, la conoscenza del modo di ragionare delle corti, in particolare mi riferisco alla Corte europea dei diritti umani, perché questa, soprattutto per i giuristi studenti, ma anche operatori italiani, molto legati al sistema normativo come quello continentale di diritto scritto, c'è il problema di accedere a una fonte di diritto come quello giurisprudenziale casistico tipico della Convenzione europea. Quindi saper maneggiare, e questo si fa avendo accesso alla parte generale, diciamo così, del manuale, saper maneggiare il modo di ragionare, entrare nel modo di ragionare che è il predecessore, quello che precede e giustifica il dispositivo delle sentenze e delle dichiarazioni di improcedibilità che hanno la stessa importanza nella ricostruzione del quadro complessivo, saper fare questa operazione di comprensione implica la conoscenza del modo di ragionare delle corti, particolarmente della Corte europea. Non è ragionare per precedenti, alla ricerca della ratio decidendi, della proporzione nel caso concreto, nel distinguishing del caso concreto rispetto ai precedenti. Ora, questo non è usuale nella nostra vita giuridica, giurisprudenziale ordinaria, ma è tipico di questo sistema. Non comprenderlo, non conoscerlo, non considerarlo, considerare le sentenze della Corte europea come si fa con la Cassazione spesso purtroppo, e cioè col dispositivo o la massima, ecco, significa veramente non capire di che cosa si sta trattando, con delle conseguenze che qualche volta vediamo anche nella giurisprudenza nazionale, con delle conseguenze di equivoco qualche volta cercato per sottrarsi al precedente europeo, l'equivoco che si manifesta molto, molto spesso. Nella parte generale, oltre ai concetti generali di struttura, c'è una parte interessante e fondamentale del manuale, che tratta delle nozioni autonome. L'idea stessa che esistano nozioni giuridiche autonome rispetto a quelle che operano nei sistemi nazionali è uno degli elementi caratteristici di questo sistema, perché spiega perché, come la giurisprudenza, i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla Convenzione sia idonea ad applicarsi in qualche modo in tutti i diversi sistemi, radicalmente diversi spesso, sistemi degli stati del Consiglio d'Europa. Ora, questo complessivo insieme di principi, le nozioni autonome, il modo di ragionare della Corte, dà nel suo complesso lo strumento per accedere a questo diritto, prima ancora di applicarsi a quell'altra parte successiva dell'operazione, che vedere come sia operativo all'interno del sistema nazionale italiano o di un sistema nazionale di uno dei paesi del Consiglio d'Europa. A proposito dell'accesso e dello studio e della comprensione della giurisprudenza della Corte europea in particolare, credo che valga anche, ma lo vedremo certamente, Laura Tomasi ce ne parlerà, vale anche per la Corte di Giustizia, ma per la Corte Europea dei Diritti Umani è fondamentale non accontentarsi dell'esito delle sentenze, violazione o non violazione, ma entrare dentro al meccanismo e soprattutto dare l'importanza che ha alla fase dell'applicabilità, cioè la fase in cui la Corte dichiara ricevibile il ricorso, perché la vicenda che il ricorso riguarda, perché i motivi del ricorso ricadono nell'ambito di applicabilità di uno dei diritti o libertà fondamentali della Convenzione. Quella fase è fondamentale perché di lì poi parte l'elemento casistico legato alle specificità, anche il dettaglio
del caso concreto. Di lì parte anche l'ambito che si riconosce, non sempre, che si riconosce al margine di apprezzamento nazionale. Quindi lo studio e la considerazione soprattutto della fase dell'applicabilità è indispensabile. Un esempio di misunderstanding, forse un po' cercato, nel diritto nazionale, lo vediamo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in punto di suicidio assistito, dove il fatto che le sentenze finora pronunciate dalla Corte siano di non violazione sono prese nel senso di è allora un liberi tutti. Ecco, c'è la fase invece dell'applicabilità dell'articolo 8 della Convenzione, faccio un esempio, ma che è vivo e ancora presente nel dibattito nazionale, lì c'è uno scarto tra la comprensione, anche quando la si richiama, della giurisprudenza della Corte europea e la realtà di questa giurisprudenza per come nasce, per come si spiega. Questo è la ragione dell'importanza di un manuale che non segue, non tanto magari nel dettaglio in modo interessante e utile, singole situazioni, singoli diritti, ma dice come insieme a livello europeo si stia elaborando un quadro complessivo di diritti che sono sempre qualificati come evolutivi, come in via di sviluppo, diciamo così. E quindi naturalmente collegati in modo strettissimo al sistema che li produce. Ecco, questa è la logica di questo manuale, anche secondo me, se si vuole, ma dipendo dal giudizio degli altri, la sua importanza. Grazie. Grazie a lei, prego, potete proseguire così. Ricordo a chi è in ascolto che qualcuno si è collegato con qualche minuto di ritardo, che se poi volete fare un intervento o qualche domanda potete prenotarvi alzando la mano oppure già scrivere nello spazio dedicato alle chat nel vostro pannello di controllo, così insomma, possiamo metterci avanti nel caso e al termine dell'esposizione dei nostri autori e possiamo rivolgere loro le vostre curiosità, le vostre domande. Prego. Buongiorno, allora come d'accordo prendo la parola io, Laura Tomasi. Tradizionalmente nelle precedenti edizioni del manuale e anche in questa io ho curato più in particolare quelle parti del manuale che riguardano il sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Allora, il manuale anche in questa edizione ha conservato la scelta che caratterizzava le edizioni precedenti, e cioè quella di, anche in questo caso, articolare una parte generale, se così vogliamo chiamarla, dedicata al sistema di protezione dei diritti fondamentali che si è sviluppato nell'Unione Europea e alle sue interazioni rese esplicite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea con la Convenzione Europea dei diritti umani. Nella cosiddetta parte speciale del manuale, quella dedicata all'analisi dei singoli diritti, è poi stata sempre mantenuta la scelta di inframmezzare l'esposizione del contenuto dei singoli diritti garantiti dalla Convenzione con delle parti dedicate, i cosiddetti box, che riguardano i corrispondenti diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo a far vedere come si tratta di due sistemi certamente distinti, ma tra loro comunicanti e più che mai comunicanti in questo momento. E infatti, tra le prime novità che caratterizzano questo periodo e che hanno, dal mio punto di vista, reso opportuna anche la presentazione di una nuova edizione del manuale, vi è quella di sistema della ripresa dei negoziati per l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei diritti umani. Questa è la prima novità della quale
il manuale da conto, i negoziati sono ripresi da circa un anno, poco di più, quindi naturalmente non si è ancora in una fase finale, tuttavia questo rappresenta un primo elemento di grande importanza a livello sistematico, nella misura in cui, come sappiamo, i negoziati dell'adesione avevano subito un brusco arresto dopo il parere della Corte di Giustizia che si esprimeva negativamente sull'adesione, ebbene la volontà politica sia dell'Unione Europea che degli Stati membri del Consiglio d'Europa è stato quello di riprendere i negoziati per superare quegli ostacoli che la Corte, quegli ostacoli di tipo giuridico che la Corte di Giustizia aveva individuato rispetto all'adesione alla Convenzione Europea dell'Unione Europea. E questo mi sembra un primo elemento di novità, di cui, che da solo sicuramente, giustificava, una revisione di quanto esposto nelle precedenti edizioni del manuale. Ma le novità non si arrestano sul piano politico, perché anche a livello, giurisprudenziale, devo dire, sul versante Unione Europea, si registrano diverse novità di cui si è cercato di dare conto nel manuale. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sempre più, decisione, pone la tutela dei diritti fondamentali al centro della propria agenda, nonostante i noti, limiti, competenziali alla tutela di questi diritti nell'ordinamento dell'Unione. Sappiamo infatti, come, l'applicabilità dei diritti, fondamentali, garantiti dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea sia condizionata all'esistenza, di competenze dell'Unione Europea in una certa materia. E quindi sia condizionata al fatto che o l'Unione Europea stia attuando una propria politica oppure gli Stati membri dell'Unione Europea stiano attuando politiche europee o implementando legislazione europea. Nonostante questi oggettivi limiti che fanno sì che la Corte di Giustizia non sia in primo luogo una Corte di tutela dei diritti fondamentali, come può essere invece la Corte Europea dei diritti umani, registriamo però una sempre crescente propensione della Corte di Giustizia a prendere sul serio la tutela dei diritti fondamentali e questo, ad esempio, si riscontra nelle numerose recenti sentenze che hanno riconosciuto effetti diretti a determinate disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, quindi hanno riconosciuto l'idoneità a certe disposizioni, pensiamo a quelle in materia di divieti di discriminazione o di accesso alla tutela giurisdizionale, a essere direttamente applicate negli Stati membri e a determinare addirittura la disapplicazione del diritto interno con esse contrastanti. Una evoluzione a cui si accompagna l'affermazione della diretta applicabilità dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta anche nelle relazioni interprivate e non solo nelle relazioni tra l'individuo, un soggetto privato e lo Stato. Altra evoluzione fondamentale della giurisprudenza della Corte di Giustizia, su cui ci è parso, necessario attirare l'attenzione, è quella, dell'utilizzo crescente, della clausola, dell'effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'articolo 47 della Carta, clausola ripresa dall'articolo, 19 del Trattato sull'Unione Europea. Per estendere il proprio sindacato a situazioni di violazione dello Stato di diritto che si sono prodotte in determinati Stati membri dell'Unione Europea. È nota la vicenda che ha contrapposto e sta contrapponendo la Corte di Giustizia alla Corte Costituzionale polacca nell'affermazione da parte della prima o negazione da parte della seconda del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale di qualsiasi fonte e natura e una battaglia che si gioca sul piano della effettività della tutela giurisdizionale nella misura in cui, utilizzando le clausole che sanciscono questo diritto fondamentale, la Corte di Giustizia
si è spinta a sindacare le recenti riforme che hanno interessato l'ordinamento giudiziario in Polonia a vari livelli, ritenendo che dette riforme non siano conformi ai principi fondativi dell'Unione Europea, tra cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di indipendenza e di imparzialità del potere giudiziario. Quindi la Corte di Giustizia ha assunto un ruolo estremamente attivo nel censurare le derive illiberali verificatesi in questo Stato membro dell'Unione Europea, proprio utilizzando le clausole di tutela dei diritti fondamentali contenute tra l'altro nella Carta. La terza e ultima novità, particolarmente importante per gli studiosi e operatori del diritto nell'ordinamento italiano, è quella del dialogo con le corti nazionali. Il tema riveste particolare importanza per il giurista italiano proprio perché in questo brevissimo turno d'anni che separa la seconda edizione del manuale da questa edizione, si sono verificate importanti evoluzioni nella risistemazione e nella precisazione dei rapporti, in particolare tra Corte di Giustizia e Corte Costituzionale italiana. La scorsa edizione del manuale si chiudeva citando una sentenza che era stata oggetto di molti commenti e molto dibattito in dottrina, la sentenza 269 del 2017 della Corte Costituzionale, la quale aveva rivendicato la competenza della Corte Costituzionale a svolgere un sindacato accentrato in materia di diritti fondamentali nelle situazioni di cosiddetta doppia pregiudizialità, ovvero quando una normativa interna fosse considerata infrangere a un tempo diritti fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questa sentenza aveva segnato una rivisitazione rispetto al consolidato assetto dei rapporti tra diritto dell'Unione Europea e diritto nazionale ed era parsa ad alcuni commentatori inaugurare una stagione di contrapposizione tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia e di messa in pericolo del meccanismo di applicazione diretta del diritto dell'Unione Europea, ivi compresi i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, da parte dei giudici nazionali. Ebbene, così non è stato, perché in realtà nell'ultimo triennio la Corte Costituzionale con una serie italiana con una serie di sentenze, ne cito alcune, le sentenze 20 e 63 del 2019, ma anche l'ordinanza 112 del 2019, l'ordinanza 182 del 2020, hanno invece ribadito l'importanza e la centralità del dialogo tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, rivendicando sì un ruolo della Corte Costituzionale, un ruolo preponderante della Corte Costituzionale nel garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma precisando come tale tutela debba necessariamente intendersi come una tutela di tipo integrato e di tipo dialogico. In che senso? Di tipo integrato, nel senso che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ritenuto che le garanzie approntate dalla Carta corrispondano in larga parte a quelle presenti nella Carta Costituzionale e ha così portato a esaltazione il principio dell'integrazione delle tutele portate dalle varie carte. Dialogico perché la Corte Costituzionale nell'esortare i giudici comuni a sollevare questioni di legittimità costituzionale che evochino a parametro interposto anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si è assunta però un compito di dialogo con la Corte di Giustizia che ha portato avanti con una serie di ordinanze, ve ne sono due particolarmente significative sul piano della tutela dei diritti fondamentali. In materia di diritto al silenzio e di provvidenze economiche nei confronti delle famiglie di cittadini di stati terzi rispetto all'Unione Europea e
questo compito di dialogo con la Corte di Giustizia è sfociato nella presentazione di ordinanze di rinvio pregiudiziale che hanno innescato un processo virtuoso di dialogo con la Corte di Giustizia. Emblematiche sono appunto le due vicende a cui accennavo sul diritto al silenzio e sulle provvidenze economiche a tutela della famiglia. E in questi due casi la Corte di Giustizia ha adottato due sentenze che hanno sposato le tesi propugnate dalla Corte Costituzionale nelle proprie ordinanze di rimessione, tesi a favore di una espansione dell'ambito applicativo di determinati diritti fondamentali. Così è stato riconosciuto, ad esempio, il diritto al silenzio dei soggetti che siano oggetto di indagini disposte dalle autorità di sorveglianza dei mercati finanziari, oppure è stato ampliato il novero applicativo delle provvidenze economiche a tutela della famiglia in base al principio di non discriminazione anche ai cittadini di paesi terzi pur non dotati di una residenza di lungo periodo in territorio italiano. È interessante notare, e mi avvio verso la conclusione, che la Corte di Giustizia in queste sentenze ha addirittura, in particolare nella prima relativa al diritto al silenzio, ha addirittura rivisto la propria giurisprudenza in senso maggiormente garantista rispetto al passato e lo ha fatto su sollecitazione della Corte Costituzionale rifacendosi alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, cioè sul tema del diritto al silenzio, ad esempio, dove si registrava una posizione più restrittiva della Corte di Giustizia rispetto a quella della Corte Europea dei Diritti Umani, proprio il dialogo innescato dalla Corte Costituzionale ha fatto sì che le posizioni delle due corti internazionali si allineassero. Quindi mi sembra che il passato triennio, dal punto di vista dei rapporti tra Unione Europea, il sistema della Convenzione Europea e Unione Europea e ordinamento nazionale sul piano della tutela dei diritti fondamentali, possa dirsi un triennio caratterizzato da novità apprezzabili per le quali mi è sembrato particolarmente necessario una riedizione e un ripensamento della parte relativa al diritto dell'Unione Europea di questo manuale. Io vi ringrazio dell'attenzione e passo immediatamente la parola al dottor Roberto Scenale. Grazie a lei. Grazie. Prego. Grazie. Mi concentrerò in particolare sull'ultima, la parte, le parti che sono esaminate dal manuale negli ultimi capitoli e in particolare quindi con l'attenzione sugli aspetti, diciamo così, procedurali di ricevibilità. Procedurali intesi in senso molto ampio, perché una delle questioni di cui dà conto il manuale è che a mio giudizio costituiscono anche un valore aggiunto nell'ambito del manuale, è la trattazione di una serie di aspetti legati alla politica giurisprudenziale della Corte, ai metodi di lavoro della Corte, oltre evidentemente agli aspetti più strettamente di natura procedurale. Ora, questi elementi sono importanti perché danno anche una chiave di lettura, non soltanto tanto del ruolo che svolge la Corte, di come la Corte vede il proprio ruolo, ma anche di come la Corte approccia i casi, i singoli casi specifici e più in generale il contenzioso che pende davanti ad essa. Sappiamo che il contenzioso è particolarmente ampio, ci sono uno dei problemi che affligge la Corte è il ritardo col quale esamina i casi e quindi la Corte nel corso degli ultimi anni, a fronte di una crescita zero del bilancio, ha dovuto cercare di risolvere questo problema del backlog attraverso appunto un cambiamento di politica giurisprudenziale e di metodi di lavoro. E una delle novità di cui il manuale dà conto dell'ultimo anno, novità dell'ultimo anno, è sicuramente la modifica delle politiche di priorità dell'esame dei ricorsi. La Corte già da anni ha modificato e innovato le proprie politiche di priorità, già nelle scorse edizioni del manuale si dava conto del cambiamento di prospettiva,
inizialmente l'approccio era basato su un criterio fondamentalmente di natura cronologica, e poi a partire dal 2009 la Corte ha cominciato a valorizzare i criteri di priorità basati, tra gli altri aspetti, sull'importanza del diritto in gioco, quindi articolo 2, diritto alla vita, trattamento umano degradante, riduzione di schiavitù e libertà personale. Allo stesso tempo però rimanevano fuori una serie di casi che non rientravano da una parte né tra i casi considerati prioritari in virtù dell'importanza del diritto in gioco, né dall'altra parte però dei casi per i quali veniva adottata la politica del one in one out in relazione ai casi manifestamente inammissibili e allo stesso tempo i casi ripetitivi, che venivano trattati più rapidamente attraverso delle procedure specifiche, e quindi hanno introdotto, è stato introdotto una nuova categoria di priorità, che sono i casi considerati ad impatto. Sono casi quindi che si considera importanti in quanto possono avere un impatto sul sistema giuridico nazionale. Ragion per cui è importante evidentemente dare priorità per evitare poi che questi casi che possono avere un impatto importante possano essere, debbano essere trattati con ritardo, con tutta una serie di problematicità legate all'accumulo di casi simili e di stratificazione evidentemente dei problemi nel corso del tempo. Quindi il primo aspetto di cui, tra le varie novità diciamo di questa edizione, gli aspetti dei cambiamenti sulle politiche di priorità. Un secondo aspetto molto importante, che cambierà anche un po' il volto del modo in cui la Corte affronta il contenzioso, è quello delle cosiddette summary formula judgment or decision. Quindi sono sostanzialmente delle sentenze, sono le sentenze e le decisioni del comitato, che quindi ha competenza limitata ai casi che si fondano su una giurisprudenza consolidata, e che sono ormai a partire dal settembre del 2021, sono trattati in appunto maniera semplificata da parte della Corte. Non è semplificato l'esame, ma è semplificato evidentemente la motivazione della Corte. Questo avrà un impatto, si spera, positivo sull'efficienza del sistema e sulla quindi durata dei ricorsi pendenti davanti alla Corte, ma allo stesso tempo mette in evidenza altri due aspetti a mio giudizio. Uno è quello legato al ruolo che svolge la Corte. Si parla spesso di questa dualità delle funzioni: da una parte la Corte come funzione sostanzialmente di giustizia costituzionale, dall'altra parte di Corte che svolge un ruolo di giustizia individuale. Ebbene, questo cambiamento formale, diciamo così, legato alla motivazione dei casi trattati dal Comitato, mette bene in evidenza questa distinzione di ruoli, per cui i casi affrontati dalla Camera e dalla Grande Camera svolgono di più una funzione, diciamo così, di giustizia sostanzialmente costituzionale, che quindi hanno un interesse che prescinde, che va al di là dalla risoluzione del caso concreto, mentre i casi di comitato svolgeranno sostanzialmente una funzione legata alla giustizia individuale del caso concreto, con quelle che sono anche le conseguenze in relazione anche al valore, al peso relativo, diciamo così, del valore del precedente dei casi di comitato, perché evidentemente tutte le sentenze sono vincolanti e hanno lo stesso valore. Allo stesso tempo le sentenze di comitato avranno un peso, diciamo così, minore rispetto a quelle della Camera, ma che in realtà mettono esattamente in evidenza che i principi su cui si fondano, che saranno richiamati molto brevemente dalla Corte, è la prova che sono dei principi assolutamente consolidati nel sistema della Convenzione. Evidentemente il Comitato non può innovare o modificare i principi stabiliti dalla Camera. Per quanto riguarda, diciamo così, due aspetti di cui il manuale in questa edizione dà conto sulle politiche, diciamo così, giurisprudenziali e su alcuni aspetti formali. Ci sono alcuni elementi di novità, evidentemente anche dal punto di vista della procedura. Tra gli altri, evidentemente, si dà conto dell'entrata in vigore del protocollo 15. Alcuni elementi di modifica sono già entrati in vigore. Tra gli altri, insomma, non mi soffermo particolarmente, ma tra gli altri l'eliminazione, l'abrogazione del potere di veto delle parti nel caso in cui la Camera decidesse di rinviare il caso in Grande Camera. Questo comunque è un elemento importante, nonostante ci fosse già una sorta di implicito accordo da parte degli Stati di non opporsi alla decisione della Camera di rinviare il caso in Grande Camera.
Ci sono alcuni cambiamenti, ovviamente viene dato atto dei cambiamenti in relazione al mandato dei giudici, ma sicuramente gli aspetti più importanti riguardano poi il secondo, diciamo così, versante, quello della ricevibilità. Alcune modifiche sono già entrate in vigore, in particolare in relazione al criterio del danno non significativo. È stata eliminata una delle due clausole di salvaguardia relative al fatto che il caso dovesse essere esaminato in maniera effettiva, prima di tutto davanti ai tribunali nazionali. Questa è stata eliminata, ma soprattutto si dà conto del cambiamento relativo al criterio della ricevibilità dei 6 mesi, che il primo febbraio non è ancora entrato in vigore, ma viene ampiamente trattato nel manuale, e viene trasformato da 6 mesi a 4 mesi, criterio che avrà portata esclusivamente, non avrà portata retroattiva, e quindi si applica soltanto non solo per i casi introdotti successivamente al 1 febbraio, ma anche per i casi in relazione ai quali il termine dei 6 mesi comincia a decorrere dopo il 1 febbraio, quindi principalmente quando, insomma, le decisioni interne sono diventate definitive dopo il 1 febbraio. Un elemento, a mio giudizio, importante è anche la rilevanza che possono avere i criteri di ricevibilità. Ne parlava in particolare prima Vladimiro Zagrebelsky in relazione all'aspetto dell'applicabilità. Ma con diciamo così, il sempre maggior peso che ha il principio di sussidiarietà, tra l'altro c'è stata anche la modifica del preambolo attraverso l'entrata in vigore del protocollo 15, in cui si dà un ruolo, menzione specifica alla sussidiarietà, la Corte sempre di più accentua nella valutazione del corretto esaurimento delle vie di ricorso interne, pone una particolare attenzione a se anche le questioni relative alla ricevibilità e chiaramente in particolare non alla ricevibilità in senso stretto e quindi esaurimento delle vie di ricorso interne o 6 mesi, ma in relazione alle questioni legate all'applicabilità, quindi alla competenza della Corte, se anche queste questioni sono state sottoposte prima di tutto davanti ai giudici nazionali. Questo da una parte mette in rilievo l'importanza che hanno i criteri sulla ricevibilità non solo per gli operatori del diritto che vogliono presentare un ricorso davanti alla Corte europea, ma anche per gli studiosi della Convenzione in generale e operatori del diritto a livello nazionale, studiosi in generale, e che mette in evidenza una volta di più come in realtà la Convenzione europea non sia soltanto uno strumento di diritto internazionale, ma sia prima di tutto uno strumento di diritto interno, e quindi sia per quanto riguarda il lato diciamo così, del merito, che evidentemente deve essere prima di tutto affrontato a livello interno, ma anche nel versante della ricevibilità. Un ultimo aspetto e chiudo rispetto a delle questioni invece di procedura. Anch'esse ci sono numerosi cambiamenti che delineano e che modificano anche un po' il volto e il ruolo che svolge la Corte europea. Tra gli altri viene dato atto della estensione del periodo, diciamo così, di test di quella che era la procedura, di quella che è stata della procedura non contenziosa che è stata attivata negli ultimi anni, di cui già si dava conto nella scorsa edizione, in quanto la procedura adesso prevede come fase autonoma, appunto, una fase non contenziosa che precede lo scambio delle osservazioni, quindi la fase più propriamente legata al contraddittorio. Evidentemente ci sono una serie di altri elementi, ma io mi fermerei qui e poi eventualmente, se ci sono delle domande, possiamo esaminare più nel dettaglio altri aspetti. Grazie. Grazie, intanto sono arrivati dei ringraziamenti e dei complimenti per la nuova edizione, quindi per tutti e tre, e anche per l'esposizione molto, molto dettagliata e accurata e appunto delle novità che caratterizzano questa terza edizione. Abbiamo già anche una domanda che andrei subito a leggervi, è una domanda che arriva dall'Università di Trento da parte del professor Casonato e rivolta a Vladimiro Zagrebelsky. La leggo così non lascio spazio all'interpretazione. Ricordavi in apertura come le sentenze della Corte di Strasburgo vadano lette in stretto riferimento al caso specifico, ma il nostro compito come commentatori e comunicatori del diritto consiste anche nel saper trarre principi, se non generalissimi, perlomeno applicabili ad una pluralità di fattispecie concrete.
quali criteri considerare per trovare questi principi senza tradire la concretezza del caso? Ma grazie per questa domanda che è fondamentale nello studio, nel lavoro di comprensione della giurisprudenza della Corte europea e quindi del contenuto di ciò che da quella giurisprudenza si deve trasferire a livello interno. Perché si continua a dire, la Corte continua a dire che la propria giurisprudenza è casistica, che la decisione non va oltre il caso concreto, il che è vero nell'argomentazione, non è sempre vero perché talora l'oggetto del ricorso riguarda la disciplina generale che quella tipologia di casi ha a livello interno, quindi sostanzialmente le leggi. Quando la Corte ritiene che una certa violazione, nel caso concreto, deriva dal contenuto di una legge, ecco allora che la natura casistica di quelle decisioni si accoppia con la portata generale. Però è vero che in linea generale, in linea di normalità, è il dettaglio del caso concreto che porta alla decisione, ma la quale decisione è sempre retta da una ratio decidendi. La ratio decidendi non è legata al caso concreto. Il caso concreto segue, si applica, si articola, diciamo così, alla luce della ratio decidendi, la quale è nelle sentenze della Corte è esposta sostanzialmente nella prima parte dell'argomentazione, quella che riguarda la applicabilità, naturalmente, quindi il fatto che l'oggetto del ricorso ricada nell'ambito di applicabilità di un diritto, di una libertà specifica, ma poi anche nella esposizione della giurisprudenza di precedenti che reggono la materia. Da questo insieme di parti delle sentenze si ricava la ratio. Ora, la ratio decidendi è quella che vincola anche a livello interno, nel senso che per quanto mi pare piuttosto evidente che tutti i casi anche interni in cui il giudice si pone il problema, qual è il vincolo che mi deriva al sistema nazionale dalla giurisprudenza della Corte europea in ordine a un certo diritto o libertà, il dettaglio è un conto, però è alla luce di una ratio decidendi, la quale ratio decidendi va oltre il caso concreto. Per cui anche le certe affermazioni che si leggono in giurisprudenza, qualche volta anche la giurisprudenza di Corte Costituzionale, cioè sembra che talora non ci sia giurisprudenza della Corte europea su una certa materia, oppure che c'è giurisprudenza ma non riguarda il caso concreto. È molto probabile che sia vero che sia così, ma la ratio decidendi e quindi i precedenti ci sono sempre, ormai dopo anni e anni di produzione giurisprudenziale. Per cui c'è questo gioco tra la natura casistica che si vede, che ho visto nelle camere di consiglio, quando si discute tra giudici, quando si scelgono i precedenti pertinenti e si discute tra giudici quale è più pertinente tra i precedenti, o se non ci siano precedenti, rarissimamente, precedenti sufficientemente puntuali e quindi bisogna, diciamo così, salire di livello e andare verso una ratio più generale. Però c'è, appunto, spero che la risposta colga quello che il professor Casonato ci poneva l'attenzione, insomma. Grazie, e abbiamo un'altra domanda, sempre per lei, dall'Università Libera di Bolzano, il professor Falanga, che ringrazia per gli interventi e che sottolinea anche che il manuale è ottimo. E chiede questo: perché il diritto all'istruzione è stato inserito nel capitolo della libertà di pensiero, coscienza e religione? Ed in un paragrafo, a mio parere, è un diritto fondamentale che occupa uno spazio a sé e non è un epifenomeno del diritto di pensiero, eccetera, fermo restando che i rapporti con gli altri diritti esistono. Grazie.
Sì, ma naturalmente avrebbe potuto essere un capitolo specifico, avrebbe forse questa scelta avrebbe sottolineato l'importanza del diritto. In realtà un legame, soprattutto per quel che riguarda se si esamina la giurisprudenza, quindi i casi che sono stati sottoposti alla Corte con riferimento a questo diritto, che è un diritto particolare, perché in realtà il testo della norma non descrive un diritto, descrive un obbligo degli stati in materia di istruzione e poi va integrato con il divieto di discriminazione, per tutte le implicazioni che questo ha nel senso di tener largo il campo di chi si accede all'istruzione che gli stati hanno l'obbligo di istituire. Insomma. È vero, ci sono degli elementi di autonomia rispetto alla libertà di pensiero e di espressione, ma un legame c'è parso che esistesse, non certo per sminuire l'importanza di questo aspetto, anche per quel che riguarda l'Italia. Il discorso è valido. Sappiamo che ci sono stati ricorsi, ce ne sono di importanti. Grazie. Ringraziano, ricordo che insomma, chi volesse è munito di PC con microfono può anche intervenire oralmente se ritenete, se credete, alzando la mano e vi apriamo l'audio appunto per porre la domanda ai nostri ospiti. Al momento, se non appunto dei ringraziamenti e dei complimenti, non vedo altri interventi e vi lasciamo ancora qualche minuto. E nel frattempo, se non ci sono altre cose che insomma, volete aggiungere o a complemento di quello che è stato detto, potremmo passare all'espansione digitale. Nel frattempo, che dite? Se siete d'accordo? Certo. Va bene, allora sì, sto guardando, direi che non arriva nulla. Allora, come dicevo all'inizio, anche questo manuale ha una sua espansione online nella piattaforma Pandora Campus, quindi e lo potete trovare sia a stampa che nella sua versione digitale. Il volume è già disponibile, sarà da domani acquistabile in libreria e su tutti gli store online e anche quindi sulla piattaforma Pandora Campus. Chi acquista l'edizione a stampa, questo lo dico come suggerimento da dare magari ai propri studenti, all'interno del volume trova nella seconda di copertina un codice attraverso il quale si può accedere per 12 mesi gratuitamente a tutta l'espansione digitale del testo e ai relativi materiali di corredo. Chi invece preferisce acquistare l'edizione direttamente in formato digitale può farlo sulla piattaforma Pandora Campus, troverà un'opzione a tempo, quindi il volume può essere acquistato per 6 mesi oppure anche solo per 1 mese. E poi ogni volume su Pandora Campus ha la possibilità di essere anche parzializzato e proponendo degli acquisti, per esempio, solo relativi ai singoli capitoli. Questo se si volessero, per esempio, indicare solo parti del testo nella propria bibliografia didattica oppure se si volessero approfondire solo alcuni temi appunto specifici. E ogni libro su Pandora Campus ha inoltre un capitolo di prova gratuito che permette di impratichirsi, di studiarne le funzionalità senza consumare il codice e senza nessun tipo di spesa, quindi può essere utile per chi vuole appunto sperimentare l'utilizzo della piattaforma. Simuliamo quindi di aver acquistato il nostro testo, aver inserito il nostro codice, ci troviamo all'interno della nostra biblioteca o libreria virtuale. Dalla Home Libro entriamo nel vivo del testo che vedete ha tutto l'indice cliccabile suddiviso per paragrafi e capitoli, con la possibilità appunto di accedere da un punto all'altro del testo velocemente. All'interno del volume vi mostriamo come si presenta una pagina web di aspetto piuttosto tradizionale. Ricordo che l'edizione digitale è identica all'edizione a stampa, ci sono sempre i riferimenti delle pagine per capire appunto a che punto si è della lettura e quindi i due testi sono perfettamente identici. All'interno ci sono due attenzioni specifiche per l'accessibilità che ci tengo a sottolineare. Tutti i volumi presenti su Pandora Campus, quindi anche questo, ha la possibilità di essere ascoltato attraverso un lettore vocale, a
paragrafi oppure interamente. Questo per permettere alle persone, magari ipovedenti, di avere un agevole accesso, anche semplicemente per chi fatica magari a leggere molte ore a video. E si può inoltre scegliere il font di lettura, si può aumentare o diminuire il contrasto, si può aumentare o diminuire il carattere, le dimensioni del carattere, e vi sottolineo questo font che si chiama Open Dyslexic perché converte tutto il contenuto del testo con un carattere di agevole lettura per chi soffre di dislessia. Anche questo è una caratteristica della piattaforma e riguarda appunto tutti i libri che sono presenti. Si può inoltre prendere appunti, evidenziare, fare delle domande e selezionando appunto delle porzioni di testo. Le parti evidenziate e gli appunti sono personali, quindi ogni utente le può vedere e personalizzare poi anche in un ambiente separato. Invece le domande sono leggibili da tutte le persone, tutti gli studenti e studiosi che stanno leggendo appunto lo stesso manuale. Si può quindi interagire sui contenuti, possono a volte interagire anche gli autori stessi o i docenti, o appunto semplicemente gli studenti che stanno analizzando lo stesso volume. Come anticipavo prima, il testo è già disponibile, tutti i docenti che sono all'ascolto possono fare richiesta di una copia saggio a stampa o in formato digitale. E per avere l'accesso a Pandora Campus nella home page box professori, richiedi l'accesso a un libro e avrete appunto l'accesso gratuito e illimitato. E ricordo come nell'edizione precedente anche questo manuale avrà dei materiali aggiuntivi, delle risorse di aggiornamento, delle sentenze, delle pagine di link che saranno a disposizione prossimamente e che quindi potranno arricchire maggiormente naturalmente il testo a stampa. Chi volesse il testo a stampa invece sul sito Mulino l'abbiamo appena intravisto nella sezione Università e c'è un box per richiedere la copia saggio a stampa e quindi compilandolo con tutti i vostri dati accademici e naturalmente relativi al vostro indirizzo vi verrà inviata puntualmente la copia saggio. Io direi che stavo guardando se ci sono intanto altri interventi, sono arrivati un sacco di ringraziamenti, al momento non c'è nulla e no, direi di no, quindi se non ci sono altre cose particolari vado sicuramente a ringraziare i nostri ospiti, i nostri autori, appunto per gli interventi puntuali e precisi, grazie per essere stati con noi, per la disponibilità. Grazie, grazie a lei e grazie a tutti i partecipanti. Grazie a tutti. Grazie, ringraziano, stanno continuando ad arrivare i ringraziamenti. Lascio i nostri riferimenti e se ci fossero appunto delle altre curiosità che non sono state esaudite, università@mulino.it e saremo lieti appunto di rispondere o di inoltrare le vostre richieste ai nostri autori. È lo stesso indirizzo che potete utilizzare nel caso per fare richiesta del volume qualora non l'aveste già fatta o non vi fosse ancora arrivato. E grazie per l'attenzione, io vi do appuntamento al prossimo webinar. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci.